tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Vaso Stark e oggi siamo in una nuova anticipazione dell'episodio 109 di Dragon Ball Super. Nell'ultimo episodio abbiamo visto Gohan combattere contro il combattente Yardert dell'universo 2. In difficoltà arriva Freezer in suo soccorso che elimina immediatamente il combattente Yardert. In seguito arriverà anche Frost e qui Freezer rivelerà che si è alleato con Frost per eliminare i Saiyan e prima a cominciare sarà Gohan. E quindi Freezer vedremo combattere proprio contro Gohan e si trasformerà addirittura in Golden Freezer. Anche Gohan utilizzerà tutta la sua potenza. Gohan sembra KO, Freezer va verso Frost e dice che anche lui può raggiungere la forma Golden, ma bisogna allenarsi e poi lo invita a raggiungere il 100% della sua forza. E alla fine gli dirà che non bisogna mai fidarsi di nessuno, elimina Frost. Il tutto era un piano di Freezer, qui Gohan e Freezer avevano finto di combattere seriamente in modo tale che Frost abbassasse la guardia e venisse eliminato. Frost si arrabbia e cerca di attaccare dalla tribuna Freezer, ma qui Zeno lo elimina e invita i componenti dell'universo 6 di non farlo più, altrimenti l'universo 6 sarà cancellato. Alla fine possiamo vedere Freezer che augura a Gohan di fare il meglio e di portare a casa la vittoria. Nell'episodio 109 avremo come protagonista Goku e finalmente vedremo lo scontro preannunciato dall'opening, ossia Goku contro Jiren. Possiamo vedere Goku trasformato in Super Saiyan Blue, che ha diverse difficoltà a colpire Jiren ed è per questo che utilizza il Kaioken per 10 e in seguito quello per 20, ma sembra che Jiren sia troppo forte. Allora Goku deciderà di utilizzare la sua ultima carta, l'energia sferica, e la preview finisce con Jiren che guarda l'energia sferica. Questo basterà per sconfiggere l'avversario oppure no? Lo scopriremo nell'episodio 109. Bene ragazzi, questo è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.